tutti, ragazzi. Oggi vediamo come si determina il pH di una soluzione quando viene sciolta all'interno dell'acqua una base forte. Le basi forti, al pari degli acidi forti, sono degli elettroliti che si dissociano totalmente nei loro ioni. Le basi forti che noi generalmente troviamo nei corsi di chimica non sono altro che gli idrossidi dei metalli alcalini e dei metalli alcalino-terrosi. Vediamo quali sono quelli più comuni. Abbiamo l'idrossido di litio, che è totalmente solubile in soluzione in acqua. Poi abbiamo l'idrossido di sodio, quindi la soda caustica, l'idrossido di potassio. Tra gli alcalini terrosi sono basi forti, per esempio, l'idrossido di bario, che in questo caso è bivalente, e l'idrossido di calcio. Mentre sono insolubili gli idrossidi di magnesio e di berillio. Bene, come abbiamo detto nella precedente lezione, quando andiamo a determinare il pH di soluzioni, noi facciamo riferimento a soluzioni diluite, cioè a quelle soluzioni che hanno una concentrazione molare inferiore di 10 alla meno 1. In quanto, se consideriamo soluzioni con concentrazioni maggiori, a causa degli effetti delle coppie ioniche, quindi delle interazioni tra gli ioni che si sono dissociati, il valore del pH potrebbe avere delle significative discostanze dai valori attesi, per cui dobbiamo introdurre il concetto di attività. Nel caso in cui andiamo a considerare invece soluzioni diluitissime, quindi soluzioni prossime a valori come 10 alla meno 6, per esempio, dobbiamo anche dare peso al contributo degli ioni OH- in questo caso, che vengono liberati dall'acqua. Sappiamo che l'acqua si dissocia in H più OH- e sappiamo che la concentrazione dei gruppi degli ioni ossidrili e degli ioni H più è 10 alla meno 7. Quindi valori molto prossimi alla concentrazione analitica della base o dell'acido, come vogliamo dire noi. Vediamo di passare adesso a un rapido esercizio molto semplice. Consideriamo una base forte che è l'idrossido di bario. Se nel testo non vi viene menzionato nulla, consideriamo in questo caso l'idrossido, la base, come totalmente dissociata. Bene, quindi scriviamo la reazione di dissociazione secondo quella che è il sistema di Bronsted e Lowry, perché dobbiamo fare qui una precisazione importante. Quindi l'idrossido di bario si dissocia in Ba più due gruppi ossidrilici. Ricordiamoci che dobbiamo sempre andare a bilanciare la reazione. Come sappiamo, la base di Bronsted è definita come quella sostanza che è in grado di accettare dei protoni e quindi in questo caso, a rigor di logica, gli idrossidi dei metalli alcalini o alcalino-terrosi non si comportano come basi di Bronsted, ma più come basi di Arrhenius. Mentre gli OH che si sono liberati in soluzione acquosa si comportano come basi di Bronsted. Vediamo quindi di passare direttamente all'esercizio. Quindi noi abbiamo una soluzione 0,2 molare, 0,02 molare, quindi la molarità riferita a 1 litro. Quindi possiamo scrivere che all'inizio abbiamo 0,02 moli di idrossido di bario. La dissociazione sarà completa e totale e all'equilibrio andremo a trovare quante moli, in questo caso 2, perché abbiamo il 2 di fronte al coefficiente stoichiometrico, per 0,02 molare. Quindi la concentrazione degli ioni OH sarà pari a 0,02 4 molare. Quindi sono esercizi estremamente semplici questi.
non ci rimane che andare a determinare il pOH, attenzione, il pOH della soluzione, quindi pOH, in quanto conosciamo la concentrazione molare degli ioni ossidrili, è uguale a meno logaritmo della concentrazione degli OH-. Quindi andando a sostituire avremo meno logaritmo di 0,04. Il pOH sarà pari a 1,4. L'esercizio però ci chiede il pOH, il pH, per cui andremo a utilizzare la famosissima relazione di uguaglianza, e quindi il pH di una soluzione sarà pari a 14 meno 1,4, che è pari a 12,60. Quindi in questo caso è una soluzione altamente basica, con un pH in questo caso elevatissimo. Bene, questi tipi di esempi, ripeto, il calcolo delle basi degli acidi forti in soluzioni diluite è estremamente semplice. Complicazioni invece si possono avere quando andremo a considerare nelle prossime lezioni acidi e basi deboli, sia e soprattutto acidi poliprotici. Ho terminato questa brevissima lezione, spero di essere stato chiaro. Iscrivetevi al mio canale e schiacciate un like. Alla prossima!